Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta, questa volta di João Cancelo in versione headliner. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Emma Street, vi lascio il link al loro canale Twitch nel primo commento pinnato in alto. Noi ci dirigiamo a vedere il giudizio sul portoghese del City. Partiamo dal costo, naturalmente, come sempre, 270.000 crediti su Play, 260 su Xbox, 285 invece su PC, per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto, normale di work rate. Kermit si è il più consigliato, neanche a dirlo quello di Ombra, per aumentare velocità e difesa. Ibrida abilità top, essendo di Premier League, portoghese, del Manchester City, avete una combo che è veramente molto interessante, anche se essendo terzino destro sicuramente ha delle soluzioni differenti rispetto alla sua versione e alle sue versioni precedenti. Come è apparso questo Cancelo in game? Come ha performato? Decisamente bene rispetto magari a una versione IF che ha avuto qualche problema dal punto di vista specialmente della velocità. Questo Cancelo comincia a diventare bello rapido, riesce a recuperare bene anche i giocatori avversari. Anche se non abbiamo il work rate eccezionale per un terzino, ovvero l'alto alto, abbiamo un body type comunque unico e 1,82 m di altezza, quindi non è fisicatissimo. Abbiamo una forza fisica che non è altissima e quindi riesce a farlo scattare molto bene in velocità, anche se ciò pregiudica naturalmente la possibilità di spostare il diretto avversario per rubargli il pallone. Però ciò viene in soccorso comunque una fase difensiva di tutto rispetto, anche se dovessi andare ad utilizzare questo Cancelo lo userei come terzino particolarmente offensivo, addirittura quasi anche come esterno nel 3-5-2 potrebbe essere la soluzione ideale. Agilità buona, equilibrio buono, reattività molto buona, molto rapido nei movimenti, ottimo controllo palla e ottimo anche la freddezza che vi aiuta in fase difensiva, passaggi molto molto buoni, specialmente il cross, soluzione anche con il tiro da fuori e 4-4, quindi saltate all'uomo senza problemi per un terzino. È una combo comunque molto molto efficace. Come detto prima, problemi di questo Cancelo? Beh, sicuramente la forza fisica non è delle migliori, l'aggressività che potrebbe essere decisamente migliorata e anche il colpo di testa. Diciamo, tutto ciò che potremmo individuare nel comparto fisico di questo João Cancelo. Per quanto riguarda il comparto tecnico, assolutamente, se non il migliore, tra i migliori terzini di Premier League. Andando a vedere il giudizio, quindi, su questo Cancelo, per me può essere assolutamente consigliato, gli do un bel voto 8,5, dal momento che ha performato molto bene. Non gli darei qualcosina in più perché abbiamo un'alternativa comunque molto interessante come quella di Arnold Rule Breaker, che è stato sfruttato e sfruttato per chi avesse una Premier League con un budget abbastanza alto, che è un terzino molto molto buono così come Cancelo. Però diciamo quel mezzo voto lo merita soprattutto il fatto di potersi upgradare, quindi di poter che il Manchester City vinca 4 partite di fila, che Cancelo ottenga una versione speciale tra l'IF e il MOTM, che non è impossibile, è sicuramente una cosa da tenere d'occhio. Nel caso dovesse archiviare comunque anche le 4 win del Manchester City, potrebbe diventare tranquillamente il terzino migliore in maniera indiscussa per quanto riguarda la Premier League. Per me comunque è già nella top 3 quantomeno, se non addirittura il miglior terzino destro appunto del campionato inglese. E soprattutto è decisamente ibridabile in maniera semplicissima, per cui lo andate a inserire in squadra praticamente senza problemi e vi va a rendere in maniera molto molto buona, nonostante sia un giocatore che consiglio a coloro che hanno un budget abbastanza elevato, dato che
sicuramente costando 270.000 crediti ed essendo un terzino non è un giocatore adatto alle squadre con ogni tipo di budget. E voi cosa ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Ema Street, trovate il link al loro canale Twitch nel primo commento pinnato in alto. Con questo video abbiamo terminato, noi ci vediamo in un prossimo video, qui da Bate Tutto, ciao!